Hey Cooge, benvenuti in questo nuovo video, sono AndreLink91 ed oggi siamo in questo video di Nazume 11 SD per fare un po' di pull veloci veloci. Non ho molto materiale su cui investire, però insomma quello che ho diciamo che è giusto riscattarlo e quindi tra i difensori che mi piacerebbe avere ci sono Mansack e anche Mizukamiya. Però siccome Mansack mi piace di più e sarà uno dei giocatori che penso porterò fino alla fine su Nazume 11 Ares e anche con la squadra definitiva, perché mi piace molto come giocatore, direi di andare con lui. Ok, uscirà sicuramente un rango E, stando a quello che vediamo. Sì, dato che è blu è un rango E sicuro. Peccato, c'era la rossa prima, poteva uscire anche un rango C, ma no. Ok, un giocatore della Seisho. Oh, si potrebbe trovare Caleb Stonewall, detto anche Fudo Hakyo. Quindi proviamo a trovare lui. Mi piace molto come giocatore. Su Nazume 11 2 sarà uno dei giocatori che porterò quando ci saranno le partite su Nazume 11 2. Anche se devo ancora finire la prima stagione dell'Inazuma Frontier. E ci sarà ancora molto lavoro da fare lì. Anche perché non ci sto lavorando. Quindi è un po' complicata la faccenda. Abbiamo Ponko. Ponko, se non sbaglio, ce l'ho già di rango E, forse. Quello che vorrei trovare adesso sarebbe Goenji. Però non penso che tra questi attaccanti si possa trovare. Abbiamo, oh, Aizaki e Sanford. Certo, anche Sean Frost non è che mi dispiacerebbe. Andiamo di Aizaki? Perché ha i pinguini. Certo, trovarlo di rango S sarebbe il massimo, ma anche un rango B o C non mi dispiacerebbe. Perché se non sbaglio si può reclutare al rango D tra le partite che fai amichevoli sulla storia. Anche Ash Aizaki un rango E potrebbe uscire, ma beh, insomma, ce n'avevo già uno. Più che altro il rango alto serve a far uscire giocatori che magari puoi trovare anche al rango E o rango B, rango C, insomma. Però farli uscire con statistiche più alte. Ci sono tanti bei giocatori, ma ovviamente il mio preferito essendo Axel Blades, Goenji Shuya, è naturale che io vada a cercare lui. Almeno rossa, blu. Ma anche di rango E a sto punto, non mi interessa, basta che esce Axel. Tu no, non ti voglio. Poi portiere, datemi gli attaccanti. A questo punto qui oggi con l'evento nuovo si può trovare Desarm, oppure Dvalin, che sarebbe più giusto chiamarlo Dvalin con nome inglese se volete. Però abbiamo un giro gratis. Si può trovare al rango S insieme a uno dei fratelli Murdoch e la tipetta che corre come non ci fosse un domani. Quindi, dato che la prima è gratis, direi di provarla. E non si può rerollare, purtroppo. Quindi Magnema? Non lo so. Oh, niente, Comunque sia, farò anche le slottate da 3.000, ne ho 3. Avendo 9.000 monete. Ah, però, lui ce l'avevo già, lui? Forse di rango E? Allora, siccome io voglio cercare a tutti i costi Goenji, mi scuserete, ma vado con le slottate per trovare lui. Anche perché Dvalin non so quanto possa essere valido come portiere, visto che ho già Seiya, Nishikage Seiya, quindi è più forte del gioco, ce l'ho a rango S. Niente, anche questa male. Qualche rossa spero almeno. Due argento, vai alla grande. Abbiamo Endo rango A. Questo però, aspetta. Ma è Endo con Godoando? Oh, che poi io stavo a pensare, no? Ero convinto che anche senza cambiare il giocatore poteva uscire nelle slottate. E mi sono usciti due Kazemaru di rango S. Quindi se io avessi messo Goenji, mi sarebbe uscito almeno un Goenji di rango S. Capito qual è il punto? È quello che mi ha fatto incazzare l'altra volta. Niente, neanche un rango E di Goenji, nulla. Farmare le monete a un certo punto diventa impossibile, perché non te le danno. Ho anche finito la storia, ma niente. L'altra volta proprio 12.000, tutte quante palla infuocata.
le migliori che potessi avere. Niente, oggi nulla. Però abbiamo King di rango B. Mi piace King come portiere. Ponko di rango E. Peccato. Ne facciamo altre due da 300, dato che ho ancora 800 monete. Ok, Midorikawa, giocatore della Zeus. Purtroppo oggi è andata piuttosto malino. Ok, che abbiamo qua tecniche per bloccare. Gli Shikage, ragazzi, para di tutto, para. Certo, poi se ci si mette la sfortuna che anche a 93 ti va sul blu quando pari o quando tiri per tre volte di fila, lì sa della bestia dopo. Però comunque sia, boh, non mi lamento più di tanto, però Goenji è Goenji. Vedi, l'unica cosa che uno potrebbe fare sarebbe shoppare le monete, cosa che non ho intenzione ancora di fare, perché i giocatori più forti devono arrivare. Quindi, io non ho detto che non avrei mai shoppato, ma ho detto che non ne ero sicuro di voler shoppare, tantomeno su un gioco che ha pochissime miniature di personaggi ancora. Poi ovviamente sì, c'è Dvalin a tempo, c'è quell'altro giocatore a tempo. Mi sono perso addirittura 4 slottate perché il gioco le ha cancellate da solo. E quindi niente, ho perso un'opportunità. Però ecco, prima o poi qualcosina shopperò. Anche se ho visto i prezzi e sono assurdi. Ad ogni modo, Kuj, per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!